Consigliere Bertani, prego. Grazie. Il Presidente ha chiuso l'intervento citando un motore. La benzina di quel motore sarà sicuramente il vostro entusiasmo, la vostra passione, ma una parte di quella benzina è anche il bilancio della Regione. Un bilancio che ha risorse finite, sono sempre più, sempre minori, e qui ci piacerebbe sapere anche che intenzioni abbiamo e avete per trattare quei tagli che ci stanno arrivando, come li contratteremo e dove andremo a tagliare, perché da qualche parte li dobbiamo tagliare. Speriamo non li vogliate tagliare ancora dalla sanità. Però vuol dire anche allocare queste risorse. Per esempio ci parlate di investimento nel dissesto idrogeologico. Siamo molto favorevoli anche perché sappiamo che un euro investito in dissesto idrogeologico ce ne fa risparmiare poi 10 in emergenza. Però quanti soldi ci mettiamo qui e quanti soldi ci mettiamo nelle grandi opere inutili? Passante Nord, per ogni euro investito, quanti soldi ci dà indietro? Non lo sappiamo, forse ce ne dà di meno di 10. Per fare respirare un po' di più il bilancio, finalmente, oppure ancora di più, decidiamo di tagliare i costi della politica. Su questo noi siamo molto contenti, finalmente, a forza di rincorrerci, ormai ci avete raggiunto. Speriamo che tagliamo anche i costi della Giunta, non solo dell'Assemblea. Cosa ci vogliamo fare con questi soldi? Siccome parliamo di fare degli atti e poi dare subito le conseguenze, proponiamo qui un emendamento alla proposta che ha fatto il PD, quindi di destinare subito questi soldi. Quindi chiediamo di impegnare la Giunta poi ad aprire immediatamente un fondo per le piccole e medie imprese già a bilancio, dove finiranno poi questi risparmi che eventualmente sicuramente andremo a realizzare. Anche qui, come altri hanno detto, i risparmi devono venire anche dai tagli sulla macchina regionale. Quindi, qua dite, ove possibile, ridurremo i costi delle istituzioni. Bisogna sicuramente essere più incisivi sulle posizioni dirigenziali e ripagare il vero merito dove c'è, non dando soldi così a pioggia. Alcuni appunti che rilevo invece sul programma, ad esempio sulla mobilità sostenibile, citate come interventi sulla mobilità sostenibile la mappa delle piste ciclabili. Forse è il caso, prima di farle, le piste ciclabili, di investirci sopra, più che fare delle mappe. Non quei pezzettini di piste ciclabili che esistono fino ad oggi, ma finanziando magari dei percorsi intermodali fra comune e comune, fra città e città. La mobilità sostenibile non sono solo le piste ciclabili. Citate anche gli interventi su trasporti su rotaia. Però in realtà qui andate a citare che entro i primi 100 giorni pubblicherete la graduatoria dei finanziamenti per le merci su rotaie, che erano già finanziati, che fra l'altro sono anche un po' pochini perché sono 800 milioni di euro all'anno. Di più non vedo. Come hanno già citato altri colleghi, non abbiamo sentito parlare di acqua pubblica, di che cosa si vuole fare rispetto al referendum dell'acqua pubblica. Anche noi condividiamo la preoccupazione sul PSR, qualcuno ci sta rassicurando, vedremo. Sempre sull'agricoltura non abbiamo visto citato niente sulla filiera corta, sui piccoli e piccolissime aziende agricole, che secondo me sono un valore della nostra regione, compreso lo sviluppo del biologico. Infine, sulle eccellenze agroalimentari che avete citato, vi chiediamo di adoperarvi presso il Ministero dello Sviluppo Economico, perché abbiamo perso, come sapete, l'obbligo dell'indicazione dello stabilimento di produzione. Il Ministro si è dimenticato o non ha voluto intervenire entro l'arrivo del nuovo regolamento UE, e quindi questa è una cosa che stiamo perdendo. Come Emilia Romagna, secondo me, dobbiamo farci promotori di questa cosa. L'indicazione dello stabilimento di produzione nell'agroalimentare è importante. Infine, le ultime parole chiave che ho ritrovato un po' spesso nel programma: accorpare, centralizzare, fare crescere, concentrare. Ok, esistono delle economie di scala, ma esistono anche delle diseconomie di scala, quindi valutiamo quando vogliamo andare ad accentrare e a creare aree vaste. Anche perché, attenzione, perché accentrare, accorpare rischia di aumentare la lontananza dei cittadini dalle istituzioni. Grazie.